Ragazzi, buona serata a tutti. Allora, intanto iniziamo il video parlando un attimo del discorso stadio, curva e quant'altro. Ho bannato qualcuno sui vari social miei perché comunque mi sembra anche abbastanza da stronzi dire sempre la solita frase, se loro scioperano non è perché tutti sono così o cose del genere. Il fatto che comunque in curva sud non ci si può alzare, non si può fare praticamente i lanciacori, e comunque hanno anche diffidato appunto gli striscioni dei vari gruppi, e quindi io sotto quell'aspetto posso anche capire questa decisione. E non sta a voi decidere e giudicare soprattutto questa cosa. Poi, quelli che attaccano, hanno sempre attaccato la curva in generale, generalizzando. Oggi è partito qualche coretto da parte, penso, della curva nord, ma qualche, e poi i cori comunque che hanno inventato quelli, sì, quelli della curva sud, quindi vabbè, a parte questo, per il resto sembrava un cimitero. Sembrava di giocare a Verona, quindi sotto questo aspetto, anzi, a volte sembrava anche di giocare a porte chiuse. E dovete abituarvi. Dovete assolutamente abituarvi, vedremo, no? Avete voluto lo stadio inglese, adesso vedremo. Io ripeto, non giudico e anzi, non giustifico i criminali e i delinquenti, quelli vanno sbattuti fuori, ma punire tutti, dato che la società Juventus ha sempre fatto sta guerra sulla responsabilità oggettiva, bisogna mettere la responsabilità soggettiva, cosa giusta, e poi la società fa la stessa cosa insieme appunto alle forze dell'ordine. Praticamente levando gli striscioni di tutti i gruppi, anche magari appunto, cioè, e dentro magari questi gruppi c'era anche gente che non aveva fatto nulla. Non voglio entrare sul particolare ulteriormente. Comunque questa è la mia opinione a riguardo. Poi per quanto riguarda la partita, adesso molti esalteranno Matuidi perché ha guadagnato l'espulsione, perché ha fatto qualche intervento. Però ovviamente nessuno si cagherà i 2-3 gol che si è mangiato, perché gli inserimenti, ecco, vi faccio un esempio. Ramsey è un giocatore che si inserisce, come vi ho detto nell'analisi tattica del post, se non sbaglio, Atletico Madrid-Juventus. Ramsey è un giocatore che si inserisce alle spalle, sulla tre quarti. Infatti il gol è arrivato da dove? Dalla tre quarti, no? Con un tiro da fuori, cosa che avevo criticato dopo Madrid. Proprio anche questo, insomma, che non tiriamo mai da fuori. E Ramsey è un giocatore, uno dei giocatori appunto che abbiamo, che tira da fuori. Infatti ho detto, l'unico problema suo sono gli infortuni, perché se no sarebbe il centrocampista ideale per il centrocampo appunto di Sarri, scusate. Quindi, per quanto mi riguarda, non è che ha fatto, che abbia fatto chissà che prova oggi, però comunque ha fatto una buona partita, ha fatto un gol. Anche su deviazione, però bisogna avere coraggio per tirare. Ronaldo non mi è piaciuto a parte il rigore, troppo testardo, troppo egoista, anche scelte sbagliate. Poi tornando a Matuidi, appunto, Matuidi avesse quantomeno il fisico per proteggere quel cazzo di pallone, a parte la tecnica, e poi ripeto. Nel secondo tempo, nell'ultima mezz'ora, siamo calati perché? Perché poi purtroppo molti ritardati si concentrano sugli angoli, sui calci piazzati, che poi abbiamo questo problema e allora concediamogli 300 calci piazzati e 300 angoli, perché noi siamo così. Oggi abbiamo veramente concesso il disastro e loro battono bene quei cavolo di calci d'angolo e calci di punizione, noi invece li battiamo alla cazzo di cane, qualsiasi giocatore li batte. Vabbè. Comunque, appunto, a parte il fatto dei calci piazzati, abbassiamo i ritmi. E quando tu abbassi i ritmi, se non hai la qualità per palleggiare, poco da fare. Vai in difficoltà. Perché giustamente, poi i reparti nel secondo tempo si allungano, le squadre si allungano. E se quando i tuoi reparti, i tuoi ruoli si allungano, tu non hai la qualità per palleggiare, ok? La tecnica per palleggiare, e quindi diminuisce l'intensità e non avendo la qualità non hai praticamente altri sbocchi, vai in difficoltà e mi dispiace dirlo, anche lo stesso Khedira che è entrato, che è lentissimo, ma Ramsey veramente è 3-4 livelli sopra a Khedira, ma anche Matuidi sono giocatori che non hanno qualità, ok? Non servono per far sì che appunto si palleggi e si gestisca
non dico il vantaggio, ma quantomeno si faccia girare a vuoto la squadra avversaria. Questo bisognerebbe fare. Quello che criticavo magari alla Juventus di Allegri, quando invece di palleggiare, appunto, ci si abbassava e si aspettava, si abbassava il baricentro, si aspettava appunto la squadra avversaria nell'area di rigore nostra e prima o poi il gol lo si prendeva sempre. Con Sarri è diverso, cioè purtroppo ogni tanto abbiamo questi cali e aspettiamo comunque la squadra avversaria, però quantomeno un po' di intensità in più c'è e soprattutto nelle ripartenze ripartiamo. Ecco. Quadrado non, cioè, non è che abbia fatto questa grande partita, ha fatto buone cose, però anche lì errori abbastanza banali. Poi arriviamo al mediano. Ragazzi, io tra Bentancur e Pjanic non noto differenza. A parte magari uno, cioè Pjanic che allarga il gioco di più, ok, ma fanno falli ignobili e ignoranti tutti e due. Lenti, parliamo di Pjanic, lento a far ripartire l'azione. Perde palla su zone, in zone veramente criminali, ok. Non sa battere le punizioni. Ah, a proposito, punizione al limite dell'area di rigore alla fine. E facciamola battere ancora quel cazzo di Ronaldo che non sa batterle, non sa batterle, non sa batterle. L'unica mattonella buona che ha Pjanic è quella lì. E facciamola battere a Ronaldo. E poi sulle punizioni appunto laterali non riesce a battere una punizione Pjanic decente, un cross decente, non riusciamo a sfruttare i calci piazzati, cosa che magari le altre squadre quando ci affrontano contro di noi invece battono alla grande. Le battono in mezzo, tese, ok? E attaccano lo spazio in tanti e una deviazione o quant'altro può causare il gol. Noi invece non attacchiamo né con convinzione e facciamo cross scemi. Alessandro così così, Buffon purtroppo ha 85 anni e mi spiace dirlo, ma sembrava oggi il nonnetto che porta appunto i nipoti al parco. Mi spiace, rideva, cazzo ridi. Cioè, vabbè, tutto rispetto della carriera che ha fatto Buffon, però ragazzi, Buffon non è più un giocatore di calcio, non è più un portiere, dai, su. Può fare il portiere degli alberghi al massimo, su. E niente, Higuain è entrato, ha avuto, lì, ecco. Gli episodi, i due rigori sacrosanti tutti e due, non c'era il rigore su Ronaldo nel primo tempo che molti mi hanno detto, c'era il rigore però per me su Higuain, perché è vero che vanno tutti e due per prendere il pallone, però alla fine lo schiacciano, uno gli tira una spallata sul naso e l'altro si appoggia con le mani sulla schiena, sulle spalle per anticipare Higuain, per me quello è rigore. Ok, anche lì non è andato a vedere il VAR, vabbè. Comunque per il resto, gioco buono. Ho visto delle cose buone al primo tempo, fraseggio buono. Poi, solita cosa. Prendiamo il rigore contro. Demiral purtroppo è da 4, per quella cazzata è da 4. Ecco, anche qua. Tutti lo esaltavano, grande Demiral in estate. Questo è un grande, un fenomeno, un grandissimo. Io andavo, dicevo, ragazzi, calma, calma. Adesso, come non bisognava esaltarlo prima, ok, come non bisognava esaltarlo prima, non bisogna distruggerlo adesso, però l'errore è stato in precedenza, cioè quello di esaltarlo prima. Quello è il problema. E poi si massacrano, perché qui in Italia purtroppo è così. Vabbè. Comunque ragazzi, questo è quanto. Appunto, bel fraseggio, cioè buona intensità, soprattutto nella prima oretta. Qualcosa, insomma, è da rivedere sicuramente, le triangolazioni, ovviamente con giocatori che non hanno qualità come Matuidi e quant'altro, è più difficile fare e chiudere le triangolazioni. C'è da migliorare soprattutto il fatto del palleggio, ma fino a quando noi metteremo Matuidi e Khedira a centrocampo, soprattutto l'ultima mezz'ora di gioco, quando tu devi fare quel palleggio e non hanno le qualità per farlo, ecco, Matuidi magari potrebbe andare bene nell'ultima mezz'ora, quando ti serve magari di tenere comunque l'intensità alta e metti lui. Perché poi lui nell'ora di gioco, a parte qualcosa, che ha fatto una buona azione, ma non sa neanche lui come cazzo ha dribblato il giocatore, mettiamoci, cioè, diciamo anche le cose come stanno. Levata l'intensità, purtroppo Matuidi è un giocatore normalissimo, normalissimo e basta.
Danilo, ancora una volta, è il peggiore in campo, comunque. A me veramente fa cagare quel giocatore. Poi oh, vedremo cosa farà durante la stagione, però io non perdonerò mai a questa società lo scambio Cancelo Danilo. Mai, mai. Perché ci sono stati quattro cross almeno che Danilo ha fatto. Se fosse stato Cancelo l'avrebbe messa sulla testa a Ronaldo, sicuro. Perché ho visto i movimenti di Ronaldo e anche in profondità. Cioè, erano palloni che Cancelo avrebbe dato veramente. Io non voglio essere il cosiddetto vedovo di Cancelo, però quello scambio lì veramente non ha. Mi è rimasto veramente qui. Vabbè, comunque questo è quanto. Adesso non guardiamo la classifica e quant'altro. Buoni 3 punti, buona, per metà buona prestazione. C'è molto da migliorare e spero comunque essere arrivati il 20-21 settembre e vedere comunque una buona intensità e buon fraseggio è una buona cosa. Ovviamente, come dicevo, la vera Juventus di Sarri, magari la prima vera Juventus di Sarri si potrà vedere a fine ottobre, inizio novembre. Bisognerà ancora avere pazienza, però comunque siamo sulla strada giusta. Ci sono dei giocatori che purtroppo, ripeto, secondo me, con il gioco di Sarri non c'entrano una sega, ok? Detto questo, ragazzi, vi auguro buona serata a tutti. Domani uscirà probabilmente l'analisi tattica, sempre comunque fino alla fine Forza Juventus.